Ciao a tutti! Allora, oggi non ci guardiamo in faccia, oggi continuiamo la pericharm con dei charm. Io lo so, questo bracciale vi sconvolgerà, cioè a me ha sconvolto. Con dei charm AliExpress, bracciale e charm Pandora, clip assolutamente Pandora, catena di sicurezza Pandora, ma tanta tanta roba AliExpress. Vi ricordate il bracciale? Intanto mi avvicino perché non voglio spoilerarvi niente e devo ricordare, lo so che mi sbagliavo. Comunque, vi ricordate il bracciale che avevo fatto? Avevo iniziato dove vi dicevo che lo volevo creare con le cose magiche, fantastiche, un po' un bosco magico, qualcosa di fatato, eccetera, eccetera, e che speravo vivamente di trovare qualcosa che si adattasse con questo tema che avevo fatto. Ovviamente no, e avevo preso la pozione di Pandora, questa qua, no? Avevo preso la pozione e avevo Bruno l'unicorno di Pandora, ovviamente, e niente, e ovviamente Pandora queste cose non ce le fa, non ce le ha fatte, e io mi sono buttata, come vi ho detto, su Vinted, su AliExpress, e ho completato un bracciale che secondo me è diventato qualcosa di molto fine, molto frou-frou, ma spettacolare. Cioè, io lo trovo spettacolare questo bracciale, vabbè. Ok, me la sono cantata da sola e a voi giudizio in sostanza. Il bracciale è questo, è quello con la chiusura acqua rimpavé, perché è magico, cose magiche, fantastiche, frufru, eccetera, non potevo non mettere un altro bracciale, quindi ho deciso di utilizzare questo e ho messo la catena di sicurezza, questa qua con i cuori incisi un pochino in stile vintage, ecco, diciamo così. Ok, allora io ti direi di partire da questa parte. Allora, ho svaligiato, come vi ho detto, AliExpress, e ho svaligiato fatine, unicorni, cose fatte, cose strane, cose, insomma, tutto quello che mi ricordava appunto la magia e le cose fatate. Tra cui anche, come vedete, ovviamente Vinted. Allora, la prima cosa che ho preso è questa, è la fatina. Questa qua sicuramente l'avete vista da qualche parte, comunque tutti i link sono giù nell'info box. L'avete vista sicuramente in qualche link, sicuro. E, prima costava 8 reni, adesso costa anche limitatamente poco, tra virgolette. E, sinceramente, io pensavo che questa sfera sotto fosse molto 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 più grande, cioè grande come una sfera normale, come una sfera poi vedremo. Ok, non so se avete presente le sfere con la stellina pendente, sempre di Pandora. Comunque, vedete anche rispetto alla chiusura, la sfera che c'è sotto è molto molto piccola, è rosa e mi piace la definizione di questa fatina, ma appunto me l'aspettavo più grande. L'ho vista così e ho detto no, vabbè, è ancora più bella di quanto mi aspettavo, perché con una sfera grossa sarebbe stata molto più ingombrante, invece così è molto fine questa fatta, cioè guardate, cioè, beh, basta, mi piace un sacco. Poi ho voluto inserire qui lei, che è la Pina, l'Ape Regina, con la corona oro. Questa è originale Pandora presa su Vinted. Penso che anche in questo caso mi sto spoilerando, non lo so, vabbè, comunque l'ho presa su Vinted e l'ho messa qui perché voi direte, vabbè, Marzia Nape, non c'è niente di magico. Sì, ok, però cioè è fatta in questo modo, cioè non è fatta come un'ape, è un po' strana come ape, ecco, e quindi l'ho inserita qua perché sembra proprio, tra virgolette, l'ape Maya, ma anche qualcosa di strano, quindi l'ho voluta mettere qua. Poi guardate la bellezza di quest'altra fatina, cioè è stupenda, una mini fatina. Ben definita sia da una parte che dall'altra, tutta smaltata con il rivetto, l'anellino,
composto da tutti questi fiorellini con i pistilli con le pietrine colorate. Cioè, io una finezza del genere, ed è molto piccolina, cioè non è tanto grande come pendente, comunque è molto fine, cioè mi piace tantissimo. E quindi niente, l'ho messa qua. Poi ho messo qua anche lui, che avevo preso su Vinted, poi era uscito in saldo, eccetera, eccetera. Comunque è un funghetto un po' strano, no? Un funghetto magico, cioè un funghetto con gli occhi, con i brillantini, insomma, non è un fungo normale, no? Quindi l'ho inserito qua. Così come ho inserito qua lo scarabeo, questo scarabeo che ovviamente è un animaletto portafortuna, magico per gli egizi, eccetera, eccetera. Quindi l'ho voluto mettere qua, anche lui è Pandora. Preso sempre su Vinted. Poi questo è un vetro stupendo, devo dire la verità, me lo aspettavo il centro che vedete iridescente, me lo aspettavo più nero, e invece è sui toni del rosa, diciamo rosa, violetto, qualche luminescenza sul giallo, sul verde, con questo fiorellone laterale. Ricorda tanto un vetro di Trollbitz, ma questo è un Camane, e quindi è uno dei quattro vetri che ho preso da Camane, e niente, l'ho voluto mettere qua perché è un po' magico, dai, diciamolo. Poi guardate la bellezza di questo unicorno, cioè. Questo mi è arrivato da pochissimo, quando ho aperto il pacco ho detto: ma sul serio? Cioè, guardate la smaltatura di questo unicorno, quanto è bello! La definizione di questo unicorno, cioè, non c'è nient'altro da dire. Gli zoccoli sono neri, ma mi piace tantissimo la sfumatura che gli ha dato alle ali, alla coda, i cuoricini sul rivetto. Cioè, è qualcosa di stupendo, cioè molto molto bello. Anche il cornino è smaltato, non è a tintonita, cioè è viola e verde, cioè c'è la stessa sfumatura che gli hanno fatto sulle ali e sulla coda. È meraviglioso, stupendo, se regge, stupendo. Poi, questa è una clip originale, e infatti riprende riprende la catena di sicurezza. Vi ho fatto vedere Bruno l'unicorno di appunto Pandora originale, quindi l'ho messo qua nella parte centrale. La pozione che ve l'ho fatta vedere da poco e vi ho sempre detto di sceglierla in negozio, non compratela online perché potete trovare delle pozioni tutte rosa, invece questo effetto di liquido all'interno è secondo me più bello, cioè che sia mezzo rosa e mezzo trasparente o rosa molto chiaro, secondo me è più bello, cioè sembra più liquido, cioè sembra che all'interno ci sia un liquido, quindi sceglietele in negozio. E poi ho preso questo sempre su AliExpress, molto 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 bello anche lui, questo me mega cristallo rosa. Al centro non ha nessun dettaglio, sinceramente, ha tutti questi fiori laterali fatto tipo open work, e se notate sul fianco ha questa piccola fatina che tiene un fiorellino in argento. Le ali sono smaltate in rosa da entrambe le parti e riprende tantissimo questa fatina qua. È la stessa storia. Direi che più o meno è anche lei, più o meno, cioè questa ha le gambe un pochino più lunghe, comunque ci assomiglia tantissimo. E io vi lascio così, vi faccio vedere questo al volo e vi lascio così perché poi ricominciamo da qua. Quindi ci vediamo al prossimo Apericharm. Ciao!